as vivid as it truly is. Fall in love in a single touch. Sì, sono le cose più stupide e imbarazzanti che controllo ogni giorno. Capiti quel che capiti. Anch'io, qualcosa di bello. Niente per cui valga la pena. E tu? Nada. Can we skip? È un brutto colpo al cuore. Tira sul serio, è Zach Dempsey. Davvero ha bisogno di complimenti? Tutti ne abbiamo bisogno. Contatto umano. E le lezioni di comunicazione, per quanto folli, per me erano un contatto umano. Finché la mia ancora di salvezza sia spezzata. Grazie a una persona di solito molto carina. Non mi devi toccare, chiaro? I know the siren sound. Just before the walls come down. Non prendertela. Pain's a well-intentioned weatherman. Domani starei meglio. Predicting God's best he can. But God, I wanna feel again. Non ho avuto l'occasione di dirti una cosa. So che pensi di piacere solo perché hai un sedere fantastico. Ma a me tu piaci per molto più di questo. Oh mio Dio, sei veramente un idiota. Perché? Cosa ho detto? Beh, hai detto che tu non lo capisci. Volevo farti un complimento. Zach, ora vattene. Anna, ti prego, so che ce l'hai con Marcus. Zach, e anche... va. Però se mi dai un'altra possibilità... No, non toccarmi! Dai... Credi che la gente ti odi? Io credo che tu ci metta del tuo. Ah, la vedi così? Grazie per l'intuizione, genio. Volevo solo essere gentile. Beh, hai sbagliato. Vaffanculo. Avevi detto una cosa stupida, Zach. E io ho urlato. Sai che roba. Dovevi lasciar perdere. Ma non l'hai fatto. Non ti piace che ti si dica di no. Quelli come te ottengono quello che vogliono, giusto? Forse a te non è mai servita un'ancora di salvezza, Zach. Il giorno dopo che mi hai insultata in mensa, il mio sacchetto dei complimenti era vuoto. Dopo 2 settimane era chiaro che qualcosa non andava. Ti ho scritto una lettera. Ti ho aperto il mio cuore, dicendoti cose che non avevo mai avuto il coraggio di ammettere con nessuno. Quanto era difficile vivere. Quanto mi sentivo sola e quanto quegli stupidi complimenti fossero importanti per me. E poi ti ho teso la trappola. Speravo che leggendo la lettera avresti capito, che ti saresti reso conto di quanto avevo bisogno di quel che mi stavi portando via. Ma a quanto pare non me lo meritavo. Perché a me, Zach? Perché a me? Forse l'unico modo per non stare male è non provare più niente, niente in assoluto, per sempre. Lo sapevi che l'avevo scritto io, Zach, e non hai detto nulla. Vedi, io ho una teoria, Zach, e la teoria è che anche tu sei solo. È possibile? Magari del tipo che nessuno vede chi sei veramente. Conosco bene quella solitudine.